Il Regno del Kebab, Piazzetta Perna 7-8, Via Carducci, angolo Via Piave. Chiuso il martedì. Grande successo a Lioni per il progetto Il Laboratorio Segreto di Babbo Natale. L'iniziativa, che terminerà nelle prossime ore, è stata pensata per dare continuità alla Villa di Babbo Natale realizzata lo scorso anno nell'antica Villa Bianchi. La location quest'anno è stata la tendostruttura allestita in Piazza della Vittoria. La figura centrale è sempre quella di Babbo Natale, con tutte le sue abitudini, le sue attività e la sua quotidianità. A fare il punto della situazione su come sono andate le cose è l'assessore del comune di Lioni, Anna D'Amelio. È andata benissimo, siamo reduci da una giornata piena, ci sono state diverse classi della scuola primaria e dell'infanzia di Lioni, è stata una bellissima giornata e la cosa più bella ovviamente è vedere la sorpresa e lo sguardo felice di tutti i bambini, quindi anche quest'anno abbiamo fatto felici, abbiamo regalato il Natale a tanti bambini di Lioni e dintorni. Qualche curiosità, qualche reazione di qualche bambino? Sono estremamente sorpresi nel vedere la catena di montaggio, quindi quando gli elfi li rendono partecipi del nastro trasportatore, quindi dei pacchi che girano, facendo partecipare anche loro alla catena di montaggio, sono felicissimi. Dall'assessore D'Amelio andiamo dal protagonista di questo laboratorio, Babbo Natale. Babbo Natale sta per terminare questa avventura, un po' stanco? Ma guardi, non direi stanco, pure perché i bambini sono stati bravissimi, hanno trascorso delle belle ore qui nel laboratorio, l'hanno visitato, poi sono venuti da Babbo Natale, ci siamo confrontati con questi bambini, molto socievoli, alcuni un poco titubanti. Però tutto sommato è stata una bellissima giornata, un'esperienza nuova, leggermente diversa rispetto a quella dell'anno scorso, perché quest'anno abbiamo fatto un laboratorio di creatività per i bambini, si sono divertiti molto.